Presidente, può presentare il suo secondo problema. Ah, io vado proprio di allora. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Avremmo voluto fare questa conferenza in orari diversi per agevolare un pochino la gente, fino a tutti i tifosi, però purtroppo un po' la neve, un po' le esigenze della società, un po' quelle di Herman, perciò abbiamo voluto fare un orario che non è proprio bello perché la gente è a lavorare. Vorrei comunque subito stemperare un po' l'aria triste che mi sembra di vivere o di sentire, perché assolutamente non stiamo parlando di nessun addio, non stiamo parlando di nulla di tragico, di negativo. Io credo che, adesso non vorrei dire troppe belle parole perché non vorrei che dopo Hernan si commuove, perché sapete com'è sensibile, giustamente è una persona umana come lo siamo noi e i sentimenti sono molto importanti. Quello che voglio dire nell'iniziare questa conferenza stampa è che io mi sento orgoglioso di essere seduto in fianco a un grande campione come Hernan Crespo e, se me lo permettete, sono anche orgoglioso di essere stato il presidente a riportare Hernan Crespo a Parma. Lui è partito dalla nostra città, è partito con la nostra squadra tanti anni fa, con tanto entusiasmo, si è conquistato il posto nel Parma del passato ed ha conquistato una pagina importante nella storia del calcio mondiale con la sua grande carriera. Una persona che è sempre stata anche contraddistinta da serietà, da professionalità, è appunto un uomo vero, a differenza di tanti giocatori che magari nella loro carriera l'unica cosa che erano capaci di fare era giocare a calcio e magari hanno lasciato un ricordo positivo da sportivo, ma poi non altrettanto un ricordo come uomo. Hernan non è così, è un uomo che posso dire aver conosciuto serio, con dei principi importanti, un ragazzo intelligente, e perciò è per questo che dico che oggi non deve essere un giorno, un brutto giorno o un giorno di addio. Quando ci siamo parlati, la prima volta, perciò 2 anni e mezzo fa, io gli dissi: guarda che se decidi di venire a Parma io ti porto, però ci devi rimanere per tutta la vita, perché io non vorrò mai essere il presidente che ti ha portato a Parma e che poi ti ha perso. Perciò, siccome è professionalmente corretto che tu faccia il calciatore ancora per 1, 2, 3 anni, quello che riterrai tu giusto, però mi devi fare una promessa, una stretta di mano, che una volta che smetterai di giocare a calcio resterai nella nostra famiglia con un ruolo che determineremo assieme. Questo non l'abbiamo mai siglato, ma ci siamo stretti la mano, e devo dire che è arrivato questo giorno. È arrivato questo giorno perché lui ha deciso, e poi entrerà lui in merito alle sue motivazioni, di fermarsi con il calcio giocato a questi livelli, diciamo così. Ha deciso di fermarsi un attimo, di riflettere, di fermarsi. Scusate, come al solito. Di fermarsi un attimo, di riflettere, di pensare a quello che vuol fare da grande. E credo che anche questo sia una dimostrazione di estrema serietà. Perché da qua mai nessuno l'avrebbe mandato via, mai nessuno gli ha chiesto di smettere, mai nessuno gli ha chiesto di non far più parte di questa roba. I rapporti tra noi, devo dire, sono ottimi, sarà lui poi a confermarlo, se lo riterrà opportuno, e questo giro di andata gli è servito per fare delle riflessioni. Probabilmente non c'è stato il giusto feeling con l'allenatore che c'era, probabilmente non c'è stato magari le condizioni fisico-climatiche, temporali, non voglio entrare in merito perché non è assolutamente mio volere fare polemica, ma quello che è sempre stato il dubbio è stata la schiettezza, la sincerità e la spontaneità tra i rapporti tra la società e il giocatore. Perciò noi avrei piacere che anche certe trasmissioni sportive che vengono fatte qua, in particolar modo lunedì sera, togliessero dal vocabolario
scaricato, cacciato, non confermato, perché queste sono parole che non si addicono a un grande campione e soprattutto non si addicono a una persona come Anna Crespo. Qui nessuno l'ha mandato via, qui nessuno non l'ha confermato, nessuno l'ha cacciato, nessuno ha tratto delle conclusioni su quella che è la sua professionalità, perché questo è un insulto alla persona, alla carriera, ma soprattutto al recente passato, che l'ha visto nel campionato scorso fare 10 gol, come credo pochi altri giocatori facciano quotidianamente, non voglio dire la sua età, ma quotidianamente, perché 10 gol in Serie A è roba da pochi anche oggi, anche se hai 20 anni. Perciò queste terminologie vi prego di non più ripeterle, perché non sono degne di verità e non sono degne di onore per una persona come Herman, che ha dimostrato poi fatti la sua grande professionalità. Io adesso vi passerò la parola, ma quello che voglio dirvi non è assolutamente un addio, ma è un arrivederci. Lui la presenterà ancora per un anno o due, se non ricordo bene i contratti in essere, perché con Herman non li ho mai quasi neanche guardati, sempre si presti la mano e poi i professionisti hanno firmato i vari contratti, quelli vari, perché io e lui abbiamo sempre trovato accordi di 5 minuti. Però lui rappresenterà il Parma sia in Italia che per il mondo, e questo per me è un orgoglio importante. Aprirà nuove frontiere per il Parma, aprirà nuove frontiere per se stesso, per la sua esperienza umana e professionale. E quando deciderà di mettersi dietro una scrivania, qui avrà già un contratto ad attenderlo pluriennale. Questa è l'unica cosa che voglio dire, entrando nei dettagli, perché questa era una promessa che ci eravamo fatti 2 anni fa e mi sembrava giusto che questa stretta di mano si trasformasse in un contratto. Perciò, a sua discrezione, quando lui riterrà di sedersi dietro una scrivania, a Parma avrà un contratto pluriennale che lo legherà alla nostra società. È chiaro, perché è chiaro, deve essere a sua discrezione, perché appunto quando si fanno queste scelte, quando si decide di lavorare in una società calcistica e non far più calciatore, bisogna avere altre responsabilità, altre emozioni, altre motivazioni, e perciò siccome io mi fido dell'uomo e del Crespo, sono sicuro che quando lo deciderà di arricchire la nostra struttura dirigenziale in maniera importante. Perciò passerei la parola e poi ci saranno delle domande che spero di rispondere. Grazie.